Buongiorno amici di Ante, un buongiorno a un carissimo amico, parliamo dell'imprenditore Adriano Maroni che giustamente abbiamo chiamato anche per fare un po' un bilancio di quella che è stata quest'estate 2021, ma con tanti contorni che giustamente è meglio che se ne parli pubblicamente, visto che Adriano, essendo una persona che stimo tantissimo da quando era un grande centrocampista della Samp, parliamo di qualche anno fa, adesso giustamente la gestiamo in maniera indiretta, però ecco, parliamo anche di qualcosa di sport, perché giustamente è meglio sentire anche quello che ne pensi lui. Buongiorno Adriano, e innanzitutto ti chiedo questo: che estate è stata, scusa il gioco di parole, perché penso che il pienone, vabbè, non possiamo fare il paragone al 2020, però il pienone di quest'anno è stato un qualcosa che ricorda i bei anni diciamo di quando non c'era pandemia e quant'altro. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, precisiamo che non ho mai giocato con la Samp, quindi quando giocavo mi hai visto in altri stadi. Ti ringrazio. È stata una bella estate, come sai io ho avuto questa nuova esperienza per me della gestione del locale, che è il ristorante, bar, spiaggia, che è il Noa Grotta a Mare. Devo dire che al Noa siamo stati contenti, noi abbiamo fatto una previsione, abbiamo clamorosamente sbagliata perché abbiamo fatto meglio di quello che ci aspettavamo. Credo che però questa roba riguardi un po' tutta la Riviera, perché in Riviera mi sembra che tutti siano contenti, c'è stato un bel afflusso, ovviamente agosto, ma devo dire che continua un afflusso anche in questi giorni, sinceramente inaspettato, abbiamo la spiaggia quasi piena e quindi direi che siamo contenti. Sicuramente contenti, come dici tu, sicuramente ci ha ricordato l'attività turistica un po' quella prima del Covid. Ecco, ti faccio una domanda che non che è una domanda cattiva, ma è un po' ambigua, che ha un doppio senso, una doppia finalità. Cioè, oggi come oggi, un imprenditore come te, che giustamente hai sposato questo progetto, che insieme all'amico Leonardo Collina hai già preso in atto il discorso Algeria Carboni, cioè un marchio storico che avete rilanciato positivamente, quindi quest'altra cosa, quindi diciamo due persone serie che vogliono fare, diciamo, non turismo, voglio fare un'imprenditoria seria, però quanto costa oggi, perché purtroppo con tra pandemia e non solo non ci sono anche quegli aiuti che spesso uno potrebbe non pretendere, però avere tanti istituti di credito, tante situazioni che ci stanno sul territorio, però vedo che qualcuno ci pensa due volte prima di fare qualcosa o prima di approcciare, cioè se non hai delle certezze o delle sicurezze, appoggiarsi a un istituto oggi è un'arma a doppio taglio. Noi, come sai, sì, dici giusto, noi abbiamo fatto questa esperienza da qualche anno della giaderia, quest'anno abbiamo aggiunto il NOA. Sugli istituti di credito io ho una visione un po' particolare, che come sai sono consigliere in una banca locale, adesso non faccio nomi per non fare pubblicità, però diciamo che da questa imprenditoriale sicuramente è complesso. Noi abbiamo fatto questa esperienza al NOA che diciamo che un po' ci ha riempito di gioia, perché abbiamo fatto una scelta un po' anomala, diciamo, nella scelta dei collaboratori abbiamo fatto un'attenzione particolare a chi non lavorava più da tempo, a chi aveva qualche problemino. Devo dire che tutto sommato è stato divertente, poi è stato bello vedere certa gente che si è impegnata, che si è messa sotto, si è messa in discussione, perché abbiamo avuto anche ragazzi che non hanno mai fatto questo mestiere, quindi diciamo che è stato bello. Dal punto di vista delle banche, sulle banche del territorio, io ripeto, vivendo questa mia esperienza dentro il consiglio di amministrazione di questa banca locale ormai da, mi sembra, 6-7 anni, diciamo che sono un po' preoccupato, perché le banche del territorio forse non abbiamo capito noi utenti che sono un asset fondamentale per il territorio, e purtroppo la verità è che probabilmente questo asset sta sempre più andando verso, forse le chiamiamo un po' aggregazioni, ma sta perdendo sicuramente quello che è fondamentale, cioè la visione, l'approccio del territorio, perché purtroppo si sta entrando dentro un meccanismo per il quale certe decisioni non saranno più prese sul territorio, ma saranno prese probabilmente a Roma o da altre parti. Quindi questo, però dobbiamo stare un po' attenti,
dobbiamo fare in modo che questo non succeda, perché senza una banca così vicina al cittadino, all'utente, questo potrebbe essere un problema serio. Colgo l'occasione anche, vabbè, prima ho detto, anche perché mi ricordo che tu hai giocato insomma anche a certi livelli, sì, ero convinto anche che avessi fatto la tre fila nella Samp. Comunque vabbè, la Samp la seguiamo indirettamente e sai che dal dopo Serafino questo ultimo anno è stato drammatico di più. Io ho qualche anno più di te, mi ricordo dagli anni 90, ero ancora diciamo giovane tra virgolette, sono arrivato insomma dopo 30 anni, 40, a ritrovarmi come all'inizio, dal dopo Venturato. Cioè io non vorrei essere neanche ripetitivo, perché lo dico anche che avrò anche un ospite importante più tardi. Cioè noi, tranne i 5 anni di Gaucci, come sai, 2000, e i 5 di Fedeli, che poi qualcuno ha anche, ma non trattato male, una persona giustamente si è fatto da solo, ha costruito un impero come elite, però non gli puoi dire nulla, ha messo su 2 supermercati, dà lavoro a 40 persone del territorio, quindi cos'altro aggiungere? Io vorrei un tuo parere, perché io penso che anche da parte della federazione, di tutti questi personaggi che si sono avvicendati nell'ultimo anno, e io penso che Gravina e tutto il consiglio di amministrazione ha fatto un po' la tara, dice signori o fate qualcosa con le vostre forze altrimenti basta con questi personaggi che vanno in giro. Vabbè, io non ho giocato con la Samp, ripeto, però diciamo è come se avessi giocato, perché da tifoso io e altri amici abbiamo fatto degli anni in cui abbiamo fatto tutte le trasferte e tutte le partite in gara, quindi sinceramente è più se avessi giocato, ma a parte questo. La Sammettese purtroppo è sempre, ultimamente ho avuto anche dei dibattiti con delle persone, purtroppo è un problema, adesso mi sembra che proprio ieri stia succedendo qualcosa, speriamo bene. Credo che sia fondamentale adesso fare in modo che succeda qualcosa sul territorio, appunto, parliamo sempre di territorio. Per quanto mi riguarda, io l'ho già smentito, io non ho seguito, non ho nessun interesse ad entrare, in questo momento non posso per altri motivi, però spero che qualche imprenditore, anche amico, che sia capace, che entri e dare una mano. E poi ritengo, questa è una mia idea forse folle, che forse è il caso di fare un ragionamento con il Porto d'Ascoli. Cioè non abbiamo avuto la forza di avere una squadra in C, è folle pensare a 2 squadre in D. Io non conosco lo staff, non conosco i dirigenti del Porto d'Ascoli, però penso che se qualcuno si mette lì a parlare con loro, a cercare di fare qualcosa, si possa fare insieme, magari facendo fare settore giovanile a Porto d'Ascoli, il resto della squadra San Benedetto, usando il Riviera delle Palme. Purtroppo credo sia anche un problema politico, credo che purtroppo non abbiamo il sindaco, perché il sindaco diciamo che è in campagna elettorale, quindi non si può, però magari potrebbe essere un'idea, quindi qualche imprenditore locale, Renzi, che sembra che comunque qualche denaro lo abbia tirato fuori, insieme a Porto d'Ascoli si possa fare una bella squadra, magari l'unione fa la forza, si dice, no? E quindi mettiamoci insieme, mettiamoci no, si mettano insieme, noi andiamo a vedere la partita volentieri, questo è sicuro. Cioè, giustamente mi ricordo quando il sindaco fece questo appello, 30 imprenditori di 30.000 lire, cioè ha fatto un po' un conto senza l'oste, ma non è perché tu sei un imprenditore abbastanza agiato, cioè che non ci siano imprenditori importanti che hanno questa forza, ma io penso che dopo i vari trascorsi accaduti ad Ascoli e come in altri ambienti, cioè imprenditori del territorio, fare calcio, sport, perché dopo c'è quella massa di tifoseria che gli dai così, dopo ti pretende, hai capito, voglio dire? Allora, penso che molte persone, al di là dell'attaccamento, al di là dell'affetto che possa avere, non voglia impicciarsi. Io mi ricordo l'esempio di Orlando Marconi con il suo staff, lui anziché dare il contributo come sponsor, lui comprava 10-15 abbonamenti e finite lì. Lo stesso altri imprenditori, perché non vogliono mettere il loro nome a repentaglio di un qualcosa che può accadere nel corso, come sai, quando le cose non vanno bene, cioè è successo a Benigni, è successo a Bellini, a tante persone del territorio, che fare calcio nella propria città, nel proprio paese, potrebbe essere controproducente. Ma guarda, sinceramente qui devo spezzare una lancia, nel senso che, come sai, tempo fa l'idea della Samp c'era, abbiamo tentato anche di acquisirla, poi Fedeli, vabbè,
non la racconto perché non è il caso. In realtà quello che mi ha disturbato ai tempi non sono stati gli ultras, per capirci, perché noi tutti dicono gli ultras sono in casa, no, devo dire, ho avuto degli interlocutori anche molto intelligenti, assolutamente innamorati della squadra, eccetera. Quindi gli ultras ce ne fossero di tifoserie così, perché noi se quest'anno non giochiamo perdiamo un patrimonio, perché ovviamente i tifosi si stancano, penso non ci andranno più. Ma è stato un po', adesso faccio un po' un rimprovero ai tuoi colleghi, cioè effettivamente la stampa diventa opprimente, diventa, c'è un'area di tensione intorno alla Samp. Un'ansia continua. Un'ansia continua, ma ripeto, anche da parte dei tuoi colleghi, per l'imprenditore che c'ha già un po' di impicci ce li ha di suo, diventa difficile, perché poi bisogna capire che l'imprenditore c'ha anche una famiglia, c'è tutta una serie di cose dietro di lui che cominciano a remare contro su questa roba della Samp, tant'è che ti dico la verità, ai tempi e la mia compagna e i miei figli, mia mamma, gli amici, ma tu sei pazzo, cioè folle, ma perché leggevano delle cose sul giornale, ma... Quindi secondo me è il caso di stemperare un po' questa tensione da parte di tutti intorno alla Samp, perché se riuscisse a fare questo, credo che noi a San Benedetto, nei dintorni, abbiamo imprenditori di razza che potrebbero fare non la serie D, non la serie C, potrebbero fare la B ma anche la A, ma ti assicuro, abbiamo gente veramente seria, importante, che ha aziende, industrie importanti, che però non possono pensare di avere questa pressione, no, degli ultras, perché gli ultras fanno il tifo fantastico, anzi, ripeto, ce ne fossero, io quando vado sia in trasferta allo stadio vado ad ammirare prima di tutto il tifo, poi vedo la partita, e quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un po' più di tranquillità, perché altrimenti non andiamo a nessuna parte, un po' più di umiltà. Perché questa storia che siamo stati in B anni e anni, basta. Cioè, ma purtroppo siamo stati nei casini, cerchiamo di uscirne con l'umiltà. E io, per chiudere, Adriano, ti dico questo, che nel corso dei campionati, quando già i campionati sono in atto, io vado a vedere il lunedì le varie classifiche dei 9 gironi di Serie D, dove ci sono tante nobili decadute che hanno fatto anche la A, che sono scomparse, perché ci sono dei cicli che iniziano e finiscono, non si può pretendere che poi, giustamente tu mi insegni perché seguiamo lo sport, perché è la nostra malattia, cioè oggi o stai in B o in A o altrimenti dalla C in giù è solo sborsare denaro, e oggi denaro ce n'è poco, il lavoro ce n'è poco, allora di che parliamo? Come dici tu, bisogna un attimino, ma non cercare di accontentarsi, cercare di lavorare dietro le quinte, che poi se esce fuori qualcosa, certo tutti vogliamo il bene della Samp, però un attimino cerchiamo di stare un po' tranquilli e sereni, altrimenti facendo questa oppressione a tutto e a tutti non se ne esce fuori. Se guardi quest'anno la C, vedi quello che è successo nel tempo, sono risalite squadre, fior fior di squadre, piazze, città da 200-300 mila abitanti. Lo hanno fatto nell'assoluto silenzio e nell'umiltà. Taranto, Bari che sta in Cina, roba che non ti racconto, cioè, Messina, Carpi, cioè, gente che ha fatto la Serie A, si è fatta un po' di anni così e poi pian pianino ho trovato persone sempre del territorio. Se vai a guardare adesso sono tutti imprenditori e territorio. E allora magari, ripeto, se ci mettiamo un po' di tranquillità, un po' di umiltà, un po' di silenzio, pian pianino torniamo su, spero. Ovviamente, spero, che vorrei andare a fare trasferte magari, che non so, all'Allianz Stadium a Torino, perché voglio dire, San Benedetto è una piazza che esprime i numeri da Serie A. Ci sono squadre in Serie A che non hanno lo stadio che ha la Samp, che non hanno le presenze allo stadio paganti o abbonati alla Samp, quindi non ho capito perché a San Benedetto non si può. No, ma poi per chiudere, Adriano, mi fa piacere che molti ex che se ne sono andati a malincuore, che giustamente io spero un giorno di poter ritornare anche a fare vacanza con la famiglia, perché ho lasciato un posto degli amici che sicuramente non ho trovato in altri ambienti. Questo penso che fa piacere a noi tutti che siamo di San Benedetto, perché molti sono sistemati, parliamo di personaggi storici, i vari Beni, i vari Simonato, perché qui da noi si sta bene, clima, si vede
vive bene, le persone sono accoglienti, però purtroppo sono cicli che vanno e vengono, bisogna accettarli. Adesso abbiamo sta spada di Damocle, sperando che si finisca in breve tempo, perché siamo arrivati ai primi di settembre, non era mai successo. Vedi, quando passi sto stadio, questa scatola vuota, ogni tanto vedi l'acqua che irradra lo stadio, però tutti i cancelli chiusi, e fa un certo effetto, però dobbiamo prenderne atto. Per dirti una roba che mi è successa la settimana scorsa, io ormai parlo di Riviera delle Palme, quindi Grottammare, Cupra Marittima, San Metto, ormai credo che siano, dobbiamo pensarli come una cosa unica. C'erano lì al NOA dei signori americani che avevano finito di mangiare, sono arrivato, stavano parlando fra di loro, probabilmente hanno capito che io ero il gestore. Abbiamo iniziato, loro sono, i loro nonni sono stati, diciamo, quelli che sono andati in America, adesso loro da nipoti sono tornati in Italia, vivono a Phoenix, ti dico anche dove. Siamo messi a parlare un po' in inglese, un po' in italiano, perché tentavano loro di parlare italiano perché non lo parlavano, e mi hanno detto che non riescono a capire perché noi di questo territorio facciamo veramente, lo trattiamo in modo straziante. Mi hanno detto che per mangiare in un posto simile al NOA a Miami, che mi hanno detto loro, non ho detto io, non sono mai stato a Miami, quindi non so com'è, so che ha il palmizio come il nostro, ha un mare forse meno bello perché essendo l'oceano un po' più complesso, ha una bella sabbia sicuramente come la nostra, erano sconvolti del fatto che avevano speso da noi 30 euro a persona. Un posto così, mi hanno detto, a Miami, per starci a sedere, per mangiare qualcosa, devi spendere 1.000 euro. E mi hanno garantito che non c'è assolutamente nessuna differenza, anzi, Grottammare secondo loro è più bella. No, lì paghi il posto. Spiegatemi perché. Nulla, purtroppo noi è come quelle persone che lo scoprono o tramite l'evento sportivo, e allora diciamo, non lo, sai, il triathlon, tante persone a livello europeo, cioè quelle persone che non conoscono, e poi da lì, se non fai una buona politica di immagine, è normale che questo non accada. Esatto. Adriano, io ti ringrazio, sta chiacchierata, quando hai bisogno di non sfogarti, bensì di un attimino parlare di tante realtà del territorio, facendomi piacere. Grazie. Ti dico buona chiusura di estate. Grazie. E complimenti per quello che state facendo a livello imprenditoriale. Grazie. Tu e i tuoi collaboratori. Grazie a tutti, vi ringrazio, e quando volete sono qua. Arrivederci. Grazie.